Leghiamo le nostre caviglie, leghiamo le nostre caviglie, che sempre facciamo un fiocco. E andiamo a fare un diagonale, ok, portate le gambe a sinistra in avanti, ok, le gambe destre, va in diagonale, ok? Piego, porto in avanti, allora è importante che il busto rimane in avanti per controbilanciare l'elastico stesso. Quando sto lavorando con l'elastico, mi raccomando, non permettere la gamba di fare l'effetto fionda, cioè toing, che l'elastico ti tira indietro. Devi lavorare sia durante la fase attivo che, diciamo, di quello che ti tira poi indietro, ok? Proprio sia l'andata che il ritorno, ok? Continuiamo, 8, 7, 6, continua ancora, 4, 3, 2, apro laterale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indietro e 4, 3, 2, laterale e 4, 3, 2, indietro, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, andiamo su 2, 2 indietro, 2 laterale, 2 indietro, 2 laterale. Adesso facciamo singoli e tiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e cambiamo lato, bravi, ok, andiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, schiaccio il gluteo, laterale, tiro, tengo sempre in tensione l'elastico, 4, 3, 2, 4 indietro, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, indietro ancora, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, andiamo per 2, 2 diagonale e laterale, l'elastico sempre in tensione, go, bootcamp, 1 e vado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eccellente, ok, bravissimi, passiamo sul nostro prossimo esercizio di bootcamp. Questo esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro, apro e quando apri i piedi, ok? Sentirai, diciamo, attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone e apro, apro, proprio veramente come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo. Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bene tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Ora andiamo a fare i stacchi. Uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare i stacchi
chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divarico le punte. A questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese. Schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'è un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio la fine, i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, accorcio la presa sull'elastico, continui. Ancora, adesso rimani su, adesso schiaccia i glutei, talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare e proprio loro si rilassano da soli e tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù, due, giù, tre, e giù, quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3 e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7 e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Al prossimo esercizio, ciao! Altro esercizio di booty camp, di nuovo leghiamo le nostre caviglie belle, strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità, fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok? Adesso qui potresti sentire un po' sulle ginocchia, allora è importante di non divaricare le punte, tutto rimane, diciamo, frontale parallelo, ok? Vai, vai, ancora, vai, vai, proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno cosce, gran gluteo, continui e spingo, vai, continui, ah, yeah, vai, laterale, vai, laterale, questi le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare esterno coscia. Il nostro booty camp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama booty camp, sì. Continui, andiamo, continui. Andiamo, la facciamo altro 8, altre 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. L'hai sentito, no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro booty camp.